Nonostante i numeri in calo, la campagna vaccinale anti-Covid va avanti anche d'estate, con l'invito alla somministrazione dei richiami soprattutto per fragili, anziani e persone a rischio. L'aumento dei contagi a cui si assiste ormai da diverse settimane impone infatti una copertura anticorpale aggiornata nelle categorie maggiormente attenzionate dall'inizio dell'emergenza sanitaria, come ribadisce Maurizio Brucchi, referente regionale della campagna vaccinale. Abbiamo un po' rimodulato i centri vaccinali, ma ogni ASL ha almeno un centro vaccinale aperto, con un orario già ben definito. Abbiamo i medici della struttura commissariale fino alla fine di luglio, ma è arrivata la nota del nuovo commissario che dà la possibilità alle ASL di poter avere ancora i medici a disposizione fino al 31 dicembre. La quarta dose va fatta, è importante, soprattutto in questo momento in cui purtroppo i contagi stanno risalendo, e quindi chi è nei termini fra le categorie previste, soprattutto le persone fragili, è assolutamente consigliato fare la quarta dose. Il vaccino si è dimostrato efficace e quindi è l'unica strada percorribile. E invece quelli che stanno aspettando i vaccini, tra virgolette, aggiornati sulla base delle nuove varianti? Io non sono un epidemiologo né un infettivologo, però ci sono studi importanti recenti che dimostrano quando questo vaccino che stiamo utilizzando adesso riesca a contenere la malattia. Per cui sicuramente arriveranno altri vaccini, ma non possiamo, ci sono persone che non possono aspettare nuovi vaccini. Il vaccino che abbiamo adesso ha dimostrato di funzionare, è riuscito bene a contenere le polmoniti, quindi l'evoluzione della malattia da Covid, e quindi non c'è nessun motivo per aspettare. Poi sono certo che il Ministero a breve darà anche le nuove categorie da vaccinare, per cui i vaccini ci sono, sono ottimi vaccini, per cui non dobbiamo aspettare nulla. Poi se arriverà qualche nuovo vaccino lo valuteremo nel momento in cui arriverà. A fronte della rimodulazione dei centri, le quattro ASL della regione continuano dunque ad essere operative con diversi punti vaccinali, varie farmacie e qualche medico di base che hanno aderito alla campagna, attuando la cosiddetta sanità di prossimità sui territori con riferimenti e orari dettagliati sul sito della Regione Abruzzo nella sezione Vaccinazioni. A Pescara si continua a vaccinare nell'ex Lidl di via Colle Renazzo, mentre nel vecchio ospedale di via Paolini è possibile immunizzare i più piccoli. Completa il quadro dell'ASL pescarese il centro di Penne in Contrada Campania. L'azienda sanitaria aquilana offre la possibilità di vaccinarsi nell'ex tribunale di Bazzano, ad Avezzano, in via Fucino, a Pescina, nel distretto sanitario di base, a Tagliacozzo, nel Palazzo Ducale, a Sulmona, nel centro di Viale dell'Industria, e a Castel di Sangro, nel punto allestito nel piazzale Mannelli. L'ASL di Chieti resta operativa nel capoluogo teatino presso il SIESP del vecchio ospedale, a Francavilla al Mare presso l'ex istituto padovano di piazza San Franco, a Vasto, nel distretto sanitario di base di via Michetti, a Ortona, presso il distretto sanitario di piazza San Francesco, a Guardia Grele nel distretto di Vianello e a San Vito presso il poliambulatorio di via Sanzio. Infine, l'ASL di Teramo continua la somministrazione dei vaccini presso l'hub del Parco della Scienza. Si è parlato di una diminuzione delle vaccinazioni, qual è la situazione in regione? Guardi, in questi giorni i vaccini sono pochi, in media parliamo di 100-150 vaccini al giorno per ogni ASL, quindi i numeri sono bassi, però anche su indicazione dell'assessore spingeremo molto anche nei prossimi giorni sulla comunicazione per invitare, ripeto, a chi non l'ha ancora fatto la quarta dose, a chi deve completare il ciclo vaccinale, a chi può fare la quarta dose di vaccinarsi.